Gian Claudio Torlizzi, T-Commodity, founder di T-Commodity, buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie dell'invito, buonasera. Allora, innanzitutto io parto con una domanda molto netta: qual è il peggior scenario, ecco, a tuo avviso, per quanto concerne il petrolio, ma se vogliamo anche dire il gas, le commodities, insomma anche le soft commodities in termini di prezzi, considerando le nuove sanzioni in arrivo? Ma penso che alla luce della conferma da parte degli Stati Uniti di applicare un bando sulle importazioni di petrolio, uno scenario che possa prevedere un prezzo sui 200 dollari al barile non mi sembra che sia al momento una previsione troppo irrealistica. Gli Stati Uniti hanno fondamentalmente deciso di sganciare fondamentalmente dare il via a un attacco importante contro la Russia sotto l'aspetto ovviamente economico-finanziario, anche se c'è da dire che già negli ultimi giorni quasi il 70% dell'export russo faceva fatica a trovare una destinazione geografica e che quindi in realtà una buona parte di questo petrolio o finiva nelle mani cinesi o sostanzialmente rimaneva invenduto. Quindi c'è un primo aspetto da evidenziare. Poi c'è il secondo aspetto, che è relativo al fatto che il mercato occidentale oggi è in grado in realtà di poter fare a meno delle forniture russe. Certo, l'Europa è in una condizione di maggiore vulnerabilità rispetto agli Stati Uniti e quindi io mi auguro che Washington inizi a considerare anche da un punto di vista politico un utilizzo della leva del petrolio per garantire agli europei delle forniture a prezzi calmierati, perché nel caso in cui il mercato vada in panico, l'industria non sarebbe in grado di sostenere dei prezzi del petrolio in area 200-250 dollari al barile. Quindi, da un punto di vista però fondamentale, diciamo che il mercato sarebbe in grado di poter far fronte. Il punto qual è? Il punto importante che io non credo che sia stato considerato nella sua interezza, e cioè che anche se sulla carta oggi l'economia occidentale potrebbe fare a meno del petrolio, sto parlando solamente del petrolio perché su gas e su metalli non siamo oggi in grado di poter bilanciare un mancato afflusso dalla Russia. Sul petrolio si potrebbe fare, ma il punto qual è? Sono le conseguenze finanziarie di questo, perché nel momento in cui tu sanzioni sempre più pesantemente un mercato come quello russo, fondamentale nel comparto delle materie prime, in una situazione in cui già le materie prime stavano vivendo una situazione di grande tensione, perché fondamentalmente il Brent già veleggiava poco sotto i 100 dollari al barile prima della guerra, quindi abbiamo già una situazione di tensione strutturale. Ecco, nel momento in cui tu sanzioni fondamentalmente un paese così importante da un punto di vista economico-finanziario per il mercato delle materie prime, tu di fatto crei uno shortage, una carenza di liquidità, cioè rischi di congelare il mercato. Questo è il punto chiave, perché quello che sta facendo l'Occidente fondamentalmente è una separazione sempre più netta con il mercato, chiamiamolo dell'Est, quindi dove diciamo così, inseriamo la Russia, ma è compreso ovviamente anche la Cina. Quindi si stanno creando due blocchi economico-finanziari ben separati, ben distinti, e questo però questo prevede che il blocco occidentale, almeno nel breve termine, non necessariamente sia il più forte, perché il blocco orientale ha il controllo di fatto della filiera legata alle materie prime. E quindi quello che si può esatto, considerare è un freeze, è una situazione di congelamento del mercato. Quindi, giusto per capirci, ovviamente c'erano tante ipotesi, magari rimettere l'Iran sul mercato, stiamo parlando sempre di petrolio, tra poco ci arriviamo anche al gas, però siccome questa decisione degli Stati Uniti probabilmente verrà annunciata oggi, tra pochissimo fra le altre cose, poi probabilmente anche seguita da un annuncio da parte della Gran Bretagna, per il momento sono indiscrezioni da parte di Bloomberg, ma anche la CNN, quindi due fonti piuttosto credibili, è una decisione azzardata considerando i prezzi attuali? Perché poi ovviamente
Ovviamente si va a colpire il nemico lì dove fa male, di fronte ad un conflitto molto inasprito a questo punto, e cioè altrimenti si rimane ad osservare. No, bisogna però tenere bene a mente quelle che saranno le conseguenze. Le conseguenze sarà un disfunzionamento generale del mercato delle materie prime. Questo è il rischio principale. Qui non si tratta di non trovare sufficiente quantità di petrolio, perché sul petrolio, ripeto, ci si può lavorare e si può si arriverebbe fondamentalmente a un'autosufficienza dalla Russia, perché come tu giustamente avevi evidenziato, adesso torneranno a far parte dei paesi cosiddetti affidabili, paesi che fino a ieri erano invece considerati dei paria a livello internazionale, no? Come il Venezuela, come l'Iran. Quindi poi si apriranno altre questioni regionali, in particolare in Iran, sul fronte del nucleare, ma quello sarà un capitolo successivo. Però tra Iran e Venezuela entrano comunque in circolo potenzialmente altri 3 milioni di barili al giorno. La Russia comunque al mercato occidentale ne dà 4,5, quindi fondamentalmente non c'è tanto il rischio sulla carta. Qui il punto non è il calcolo Excel e capire quanto sarebbe lo shortage. Io il ragionamento che faccio io è che comunque nel momento in cui tu metti all'angolo un paese così importante da un punto di vista anche finanziario per quello che riguarda le materie prime, tu rischi di creare un disfunzionamento nel mercato delle materie prime, che è quello che poi abbiamo assistito sul nickel. Oggi il nickel ci ha dato un assaggio di quello che può avvenire, cioè un disfunzionamento del mercato tale per cui il prezzo di un metallo passa in due sessioni di mercato da $29,000 a tonnellata a $101,000 a tonnellata. E lì non è che è una questione di mercato fondamentale, è chiaro che il nickel già era teso e aveva un trend rialzista, ma quando tu assisti a degli squeeze così forti è l'indice di un disfunzionamento crescente nel mercato delle materie prime, perché le banche non comunicano più tra di loro. È come se in realtà sia partita una Lehman Brothers delle materie prime, cioè c'è una grande crisi di liquidità. Quindi questo è la mia paura, che è un rischio che possa non essere stato considerato nella giusta importanza. Lo vedremo, io sono pessimista, ma magari mi sbaglio. Quindi, dunque, giusto per ricapitolare, la tua risposta concreta è va bene le sanzioni, però bisogna essere perfettamente consapevoli delle conseguenze anche sul mercato e non soltanto anche sulle economie, in questo caso quella europea. Vorrei chiederti invece un parere su tutto ciò che ci ha comunicato Cingolani oggi. Chiedo alla regia anche titolo 3, intanto faccio vedere rapidamente il prezzo del gas in Europa, attualmente 227 euro megawatt. Allora, questa è la situazione. Poi abbiamo visto le dichiarazioni di Cingolani in 24/30 mesi indipendenti dal gas dalla Russia, quindi c'è stato un piano molto molto chiaro, ovvero abbiamo fatto un'operazione estremamente anticipata e rapida, e dentro la primavera inoltrata circa 15-16 miliardi di metri cubi saranno rimpiazzati da altri fornitori. Questo quanto ha affermato il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani in occasione su Rai 3. Stiamo lavorando con impianti nuovi, rigassificazione e contratti a lungo termine, rinforzo delle nostre infrastrutture, e ragionevolmente in 24/30 mesi dovrebbero consentirci di essere completamente indipendente. Allora, questo è ovvio che non può accadere nel breve termine, mi sembra anche abbastanza chiaro, però 24-30 mesi si può dire già medio termine. Ecco un tuo parere per quanto concerne questo piano e questa organizzazione, che è relativamente veloce, Gian Claudio. No, certo. Allora, c'è da dire che comunque è da considerarsi positivamente, da considerare positivamente il cambio di passo dell'Unione Europea e anche del governo italiano, che nell'arco di poche settimane sono passati da perseguire un'agenda green che io per mesi ho criticato per lo zelo con cui è stata portata avanti, ha invece la questione dell'energy security, della sicurezza energetica. Quindi il fatto che oggi la sicurezza energetica sia passata al primo posto nelle preoccupazioni di Bruxelles e del governo italiano, questo è solamente un aspetto positivo che si deve lodare a prescindere. Quindi partiamo da questa premessa. Poi ovviamente c'è il discorso dell'execution
del piano, perché, come dicevo prima, se oggi è possibile sulla carta fare quasi immediatamente a meno del gas, del petrolio russo, questo non vale lo stesso per quello che riguarda gas e metalli. Quindi cosa succede? Che da qui ai prossimi 2-3 anni sarà importante la velocità con cui si portano avanti questi piani, in particolare sul fronte della rigassificazione, perché c'è un gap di capacità produttiva nella gassificazione che deve essere colmato nel nord Europa e in Italia, perché la capacità di gassificazione spagnola fondamentalmente non va calcolata, perché ci sono dei problemi infrastrutturali per cui il gas liquefatto in Spagna fa fatica poi a entrare nel mercato continentale europeo. Quindi c'è un primo aspetto da vedere: quanto ci metterà effettivamente, nel caso italiano, quanto impiegherà la costruzione di due gassificatori, perché noi avremo bisogno di due gassificatori. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, c'è da capire come verranno poi intrapresi gli accordi di fornitura con i paesi che noi decideremo, con cui decideremo di approvvigionarci, da cui decideremo di approvvigionarci, e io mi auguro che le trattative, le negoziazioni vengano fatte partendo da una base fondamentale, che noi dobbiamo avere dei prezzi calmierati. Non possiamo pensare di seguire il prezzo sullo screen, il prezzo sul mercato, perché a questi livelli fondamentalmente una parte dell'economia europea non riesce a reggere. Qui non è solo il discorso dell'Italia, anche l'industria tedesca con un gas a 350 euro a megawattora non è in grado di stare in piedi. Però pensare che sia l'Europa a gestire questi contratti, secondo me, è velleitario. Qui è importante che l'Italia persegua i propri interessi, poi ogni paese perseguirà i propri, ovviamente, ma per noi è importante stipulare come Italia contratti di fornitura bilaterali. Quindi questo è il secondo passo. Ce ne sono altri, ma direi che questi sono i principali. Allora, siccome abbiamo poco tempo, vorrei chiederti un parere anche sul fatto che Cingolani ha contraddetto in questo caso Draghi, perché invece ha detto non riapriamo nulla per quanto concerne le centrali a carbone. È plausibile non farlo? Forse al ministro è stato riferito che noi comunque il carbone da qualche parte lo dobbiamo prendere, e la Russia e l'Ucraina sono comunque dei fornitori di carbone, quindi può essere che sostanzialmente sia arrivata un po' questa informazione. In realtà il adesso sarà da capire effettivamente bene, può essere anche che ci siano state delle pressioni politiche affinché poi il ministro abbia cambiato il suo approccio. Io sono favorevole, io credo che, l'ho già detto, credo da te in un intervento precedente, credo che siamo in una fase in cui le preoccupazioni ambientali, non me ne vogliano gli ambientalisti, devono essere messe da parte, perché in questo frangente di estrema gravità la questione della sicurezza energetica viene al primo posto. Quindi ben vengano trivelle, ben vengano gasdotti, ben vengano gasificatori, ben venga carbone, ben venga il nucleare, cioè tutto quello che serve per dotarci di una maggiore autosufficienza energetica. Questo è un messaggio importantissimo che deve passare e che comunque, purtroppo, secondo me, non ci esimerà dall'assistere a delle richieste di riduzione dei consumi, perché, ripeto, sul gas e sui metalli noi e sugli acciai anche, noi in realtà non ce la faremo a fare a meno delle forniture russe in breve tempo. Quindi non mi sorprenderebbe se a un certo punto poi ci venissero chiesti, o forse anche imposti, dei razionamenti di carattere produttivo. Però io, e qui poi finisco, c'è anche però da dire che al momento dalla Russia non sono arrivate delle riduzioni dei flussi di gas. Cioè noi abbiamo assistito nelle ultime settimane a delle forti riduzioni di export di petrolio dalla Russia, perché noi abbiamo deciso di non approvvigionarci più dalla Russia. Sul gas, che invece ci serve maggiormente, stiamo continuando a riceverlo, anzi abbiamo aumentato i consumi fondamentalmente, anche per un discorso legato
al pricing, che non sto qui a commentare perché sennò diventa troppo tecnico. L'unica ritorsione, che non è poco ovviamente, ma l'unica ritorsione vera che la Russia ha fatto è sul fronte dei fertilizzanti, e questo non è da sottovalutare, perché l'impatto che la crisi poi alimentare avrà sui paesi del Nord Africa, che saranno quelli più impattati, rischia poi di tradursi in nuove ondate migratorie che forse nella testa di Putin possano contribuire a spaccare l'Unione Europea molto di più rispetto magari a una riduzione dei flussi di gas. Quindi io pongo l'attenzione anche sull'aspetto delle commodity alimentari, perché rischia di avere delle conseguenze molto, molto pesanti in Europa. Guarda, ultimissima domanda, queste sanzioni che vanno a colpire il nemico, diciamocelo lì dove fa male, e cioè il comparto energetico, stiamo parlando per ora l'ipotesi, anzi le indiscrezioni che probabilmente verranno confermate oggi, questo pomeriggio, da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, ecco, ci porteranno verso una de-escalation o meno? Perché probabilmente anche la Russia reagirà a tutto ciò che sta facendo l'Occidente. Ripeto, l'Europa non c'entra in questo caso, ci tengo a ribadire per chi ci segue. No, ma qui non c'entra, diciamo, l'Europa. Qui siamo fondamentalmente davanti a una guerra fredda, una seconda guerra fredda. E la seconda guerra fredda prevede una demarcazione ormai insanabile tra l'Occidente e il blocco capitanato dalla Cina e dalla Russia. Questo è un fatto, è inutile nasconderselo. Quindi abbiamo preso una posizione molto netta come Europa. Io, diciamo così, ci avrei pensato un po' prima, diciamo, a organizzarmi se in qualche maniera mi dovevo contrapporre in maniera così forte nei confronti del mio fornitore, perché Russia e Cina sono quasi 10 anni che si preparano al decoupling, alla separazione dall'Occidente. La Cina è fondamentalmente da quasi 10 anni che diversifica le riserve valutarie, riducendo le detenzioni in dollari e aumentando la quantità di oro detenuto. La stessa cosa sta facendo la Russia, quindi fondamentalmente loro si sono già preparati a questo scenario. Quindi io credo che, sebbene le sanzioni occidentali faranno molto male alla Russia, ci sia nel breve termine più resilienza di quello che noi pensiamo, perché al momento la Russia ha con la Cina una swap line dell'equivalente di 150 miliardi di dollari, oltre ad avere riserve nella banca centrale cinese per altre 60 miliardi. Quindi c'è in realtà oggi una possibilità di sopravvivenza per il governo di Mosca, più lunga secondo me di quello che noi ci aspettiamo. Però io non mi aspetto una de-escalation, io mi aspetto un peggioramento ulteriore del quadro geopolitico. Ok, questo era importante, intanto sono confermate. Vorrei mostrare ai nostri telespettatori la conferma del WSJ che il ban da parte degli Stati Uniti per quanto concerne il petrolio, ma anche il gas naturale, è assolutamente confermato, sono esattamente le 18.04. Grazie mille, Gianclaudio Turlizzi, founder di T-Commodity, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, alla prossima occasione. Grazie, buon lavoro.